Benvenuti o bentornati in un video del Centro Studi e Ricerche CCA 102. Oggi ci occupiamo della magnifica Villa dei Misteri di Pompei. Poco fuori dalle mura di Pompei, a un soffio dal mare, si trova una delle più affascinanti costruzioni che testimoniano il rapporto fra la magia iniziatica e il mondo romano. È la cosiddetta Villa dei Misteri. L'opera risale al secondo secolo a.C., ma i celebri affreschi che ne hanno ispirato il nome sono più tardi e rappresentano una complessa cerimonia di iniziazione che si sviluppa su più superfici. L'anonimo autore di questa sbalorditiva sequenza di splendidi affreschi ha voluto rappresentare dunque forse un rito iniziatico di matrice dionisiaca e perciò greca, forse atto a segnare il passaggio della giovane protagonista dall'infanzia all'adultità e quindi alle nozze. L'opera potrebbe essere ispirata a un originale di età ellenistica, forse risalente al IV secolo a.C., che appunto ritraeva l'iniziazione ai misteri dionisiaci, di cui però parleremo meglio a breve. Esaminiamo dunque meticolosamente il ciclo per scoprire tutte le fasi della complessa cerimonia. L'opera si apre con l'immagine della sposa inizianda che entra in scena velata e accolta da un bambino nudo intento a leggere un libro contenente, con tutta probabilità, formule e preghiere proprie del rito che si sta per svolgere. Accanto, seduta, vi è quella che potremmo identificare con la sacerdotessa, che regge un rotolo, ove pure potrebbero essere contenute le indicazioni per lo svolgimento della cerimonia. Gradiente verso destra, cioè verso la fase di sviluppo ulteriore della presentazione, una donna cinta dall'oro reca su un vassoio quella che potrebbe identificarsi con una focaccia, simbolo della fertilità nuziale o comunque felice auspicio per le nozze. Nella seconda rappresentazione, secondo la corretta lettura in ordine delle immagini, l'inizianda è condotta entro l'area consacrata, ove avverrà la trasmutazione misterica. Qui si trovano già tre figure femminili che stanno predisponendo le abluzioni rituali, forse riferibili a una specifica fase del rito, o forse più genericamente alla preparazione della prima notte di nozze. La parte centrale dell'affresco è dominata proprio dalla sacerdotessa che siede di spalle, come a celare gli oggetti che maneggia. Versa del vino su un rametto di alloro e solleva un velo da una cesta ove si possono trovare elementi animali, forse serpi, o vegetali, tipicamente comunque associati alle forme misteriche di origine greca e orientale. Nella terza scena vediamo come domini il tutto la musica. Una musica primigenia, selvaggia, offerta da satiri e sileni, compagni delle divinità boschive e caotiche, custodi delle forme più antiche di comunione fra l'umano e il divino. C'è anche una figura, forse femminile, che allatta un capro, una sorta di menade che maneggia con disinvoltura uno di quegli animali selvatici che formano il corteo di Dioniso, come della Potnia Zeron, la grande dea madre Primeva. La raffigurazione è chiusa dalla sposa inizianda, colta nell'atto di coprirsi col velo, forse anche atterrita da qualcosa che vede svolgersi più avanti. Nella quarta rappresentazione, altri personaggi inusuali fanno la loro comparsa. Ancora esseri a metà fra il mondo umano e quello luminoso, satiri, sileni, uno di questi quasi distrattamente porge a un compagno un vassoio o uno specchio perché svolga, secondo alcune interpretazioni, un'opera di divinazione per mezzo di una superficie riflettente. Forse, fra i riflessi d'argento, il satiro deve saper cogliere gli auspici, che
che accompagnano il rito. Un altro satiro eleva al di sopra del gruppo una maschera teatrale, alludendo così in modo ancora più palese proprio al culto del dio Dioniso, che appare quale fulcro della rappresentazione quando lo vediamo mollemente abbandonato su un trono fra le cura di braccia femminili. E nella quinta immagine, secondo il corretto ordine di lettura dell'affresco, si opera il disvelamento della parte sensuale del rito iniziatico. L'adepta, infatti, scopre il velo purpureo che cela il sacro fallo e può così aver luogo quella fustigazione rituale che conclude la cerimonia e quindi che dà luogo alla trasmutazione della donna in sposa e adepta di Dioniso. La scena si chiude quindi definitivamente con una baccante che danza in estasi, accompagnata dalla sacerdotessa con il tirso di Dioniso, cioè il bastone decorato d'edera. Nel complesso, l'interpretazione dell'opera ha dato adito a svariati dibattiti. Alcuni studiosi vi hanno infatti scorto proprio le tracce dell'iniziazione ierogamica immortalata forse in occasione appunto del matrimonio della figlia del proprietario dell'abitazione. I misteri di Dioniso arrivano da lontano e non ebbero sempre vita facile a Roma. Nel 186 a.C. il Senato ne aveva inutilmente bandito lo svolgimento. Raramente le leggi riescono a sostituirsi del resto ai culti collegati a elementi atavici come i cicli agricoli, le divinità boschive e la maturazione sessuale. In Grecia il culto dionisiaco era riservato alle sacerdotesse che raggiungevano la compenetrazione col dio danzando in corteo, idealmente accompagnate da tutti quegli elementi riconducibili all'aspetto più selvaggio e indomito della natura. Dioniso è caos, il caos che si contrappone alla tecnica e alla ragione, per questo Dioniso è il potere vitale, è la linfa delle piante e i succhi della frutta, è la follia, il sogno, la danza e il riso. È grazie a Dioniso che un albero o un serpente si fanno simboli degli archetipi che si muovono nella profondità dell'essere. Osservando soprattutto la scena della fustigazione, Amedeo Maiuri ipotizzò che il ciclo di affreschi potesse riferirsi a un'altra forma di iniziazione celebrativa dell'estasi e della fertilità, quella dei Lupercalia. Queste festività prendevano il nome da un dio antichissimo che si chiamava Luperco e che, come la maggior parte delle divinità iniziatiche, era originariamente legato ai cicli agricoli e anche agli animali selvatici. La parola Luperco deriva probabilmente da lupus, cioè lupo, il lupo sacro a Marte, che pure prima di diventare stabilmente il dio della guerra e della forza era una divinità legata alla fertilità dei campi. All'antico dio lupo era stata dedicata una grotta sacra. I suoi culti erano celebrati a metà febbraio e servivano per favorire la buona primavera, la fertilità dei campi, delle bestie e persino degli esseri umani. Il legame fra l'aspetto sessuale e quello iniziatico era così importante che proprio durante le cerimonie di Luperco si svolgevano anche i misteriosi riti iniziatici dei nuovi adepti. Parte di questo rito antichissimo è immortalato nello splendido mosaico di El Jem, che proprio così rappresenta il mese di febbraio. I sacerdoti luperci si recavano prima presso la grotta sacra, dove simulavano una capra e un cane. Quindi il coltello, che era stato usato per il sacrificio, era intinto nel sangue delle vittime e usato per segnare ritualmente la fronte degli iniziandi. Con un panno di candida lana impregnato di latte di capra, il sangue era tamponato e a questo punto gli adepti dovevano scoppiare in una risata liberatoria, a significare probabilmente la gioia della rinascita dopo la morte, simboleggiata dal sangue.
Tutti, sacerdoti, vecchi e nuovi, iniziavano a questo punto la trasformazione simbolica da esseri umani in capre, si coprivano il volto con una maschera di fango, si cingevano i fianchi con la pelle delle capre, dalla quale ricavavano anche delle lunghe strisce che formavano una frusta. Iniziavano quindi a correre intorno al colle palatino come a delimitare un ideale recinto sacro per proteggere le greggi. A ritmo di danza colpivano ritmicamente con la frusta la terra per risvegliare la fertilità dell'imminente primavera e quindi le donne che porgevano loro il ventre e le mani. Naturalmente anche l'interpretazione di questa straordinaria cerimonia, chiamata in causa da Amedeo Maiuri per l'interpretazione degli affreschi di Pompei, non è lineare. Si tratta di un rito lungo e davvero complesso. Secondo Cherengi, per esempio, tale complessità si deve alla progressiva sovrapposizione di più riti di diversa origine, atti sia a purificare che a rendere fertile la terra. Anche il fatto che la festa fosse a febbraio è di straordinario interesse. Il mese, infatti, deriva il suo nome dall'ancestrale dio Februs, collegato alla febbre, dunque alla purificazione. Le frusse poi, con le quali si percuotevano i grembi delle donne e la madre terra, erano detti Februa. In origine era la grande madre Giunone a essere la grande purificata del mese del dio Februs. Grazie per essere rimasti con noi fino alla fine di questo breve video dedicato a una prima esplorazione degli affreschi che decorano uno dei reperti più incredibili della storia romana, la Villa dei Misteri di Pompei. Se vi piacciono le nostre attività e volete aiutarci a crescere e migliorare, iscrivetevi, condividete, commentate e se volete offrirci un caffè, per voi un piccolo gesto che per noi vuol dire molto, trovate il link nel box informazioni. Grazie, alla prossima. Ciao!